Un territorio agricolo prima di tutto lo è anche quello dell'Abbiatense, motivo per cui a Rosate si è fatto il punto sullo stato di salute di questo mondo dopo mesi di siccità e con i prossimi che potrebbero servire a correggere un sistema che rischia di non reggere sul lungo periodo al cambiamento climatico e alla scarsità del bene più prezioso, l'acqua. Crisi idrica in agricoltura, riflessioni sul futuro è il nome del convegno che ha riunito a Rosate il Consorzio Est Ticino Villoresi, Capholding, i referenti del distretto agricolo Dinamo e la Coldiretti locale. Oggi a Rosate è stato organizzato questo convegno dall'amministrazione comunale, che l'amministrazione comunale di Rosate ha voluto fortemente, ma appunto perché è sensibile ai temi del mondo agricolo e del nostro territorio. Quindi abbiamo invitato tecnici e politici e diciamo gli utilizzatori insomma del nostro territorio, che sono i nostri agricoltori, ai quali teniamo molto e ai quali vogliamo dare delle risposte, soprattutto in questo periodo di crisi idrica. Quindi credo che Questo convegno si è rivolto proprio a loro per cercare di andare incontro alle loro esigenze e di poterli far parlare con chi di acqua se ne occupa tutti i giorni. Bisognerebbe ascoltare la relazione che adesso faremo, che fa un po' la cronistoria di quello che è successo nel 2022, e da lì si capisce che è possibile fare un qualcosa di nuovo. Il problema è trattare quel che è successo un po' nell'annata 2022 per quel che riguarda l'irrigazione e capire un momentino come è possibile in futuro combattere questa situazione ed evitare che i danni diventino un po' come quelli di quest'anno. Danni enormi su tutte le colture, dal riso al mais ai prati, che hanno ridotto enormemente la PLV nel nostro comprensorio. Proprio la Coldiretti con Ambrogio Cazzaniga ha espresso idee chiare su cosa si debba e cosa non si debba fare per salvaguardare il mondo agricolo, ma la soluzione espressa da Cazzaniga non è di facile raggiungimento. Diciamo che la gestione deve avere una messa a punto importante, e cioè un coordinamento per esempio con i programmi di svuotamento dell'acqua sia del Lago Maggiore che dei Navigli, e in funzione appunto della conservazione al massimo dell'acqua, soprattutto prevedendo andamenti climatici senza piogge o con piogge molto scarse. Se si deve entrare nell'argomento, diciamo che il Lago Maggiore è gestito da un consorzio, si chiama Consorzio Ticino, che ha dei membri italiani, dei membri svizzeri e che decidono sostanzialmente come tenere il livello del Lago Maggiore. E chiaramente una decisione piuttosto che un'altra determina una disponibilità poi di acqua per l'estate successiva. Ugualmente la gestione dei Navigli, sia il canale Viloresi come il canale industriale Naviglio Grande eccetera, che normalmente sono penalizzati dal fatto di eseguire delle opere con dei fondi pubblici che sono necessarie, ma che purtroppo obbligano questi canali a rimanere asciutti durante l'inverno. Questo fatto abbassa la falda freatica e quindi complessivamente contribuisce, unitamente al problema del Lago Maggiore, a determinare poi un problema di siccità reale nei nostri campi.